Buongiorno a tutti, bentrovati con l'informazione mattutina di TRG. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020. Sicuramente le prime pagine dei quotidiani sono evidentemente dedicate al coronavirus, perché sono aumentati i contagi, solo più 62 di ieri nella regione Umbria. Vediamo il Messaggero: troppe assenze, slitta la stretta. Le misure anti-Covid rinviate per la defezione di 80 parlamentari della maggioranza. Il governo dice nuovo DPCM tra una settimana. Mattarella: serve uno sforzo comune. E anche La Nazione titola, evidentemente sempre al virus, la prima pagina, il titolo della prima pagina: deputati assenti, misure Covid in bilico. Mentre la foto di copertina è dedicata a Mancini, l'allenatore Mancini, cannonata al ministro. Anche Lo Sport non vale meno della scuola. E sempre di virus si parla anche nella prima pagina del Corriere dell'Umbria. L'Umbria si prepara alla seconda ondata. Altri 62 nuovi positivi, emergenza nelle scuole. Dai pediatri la possibilità di prescrivere i tamponi, stretta sullo sport. Ma vediamo approfonditamente quelli che sono i titoli appunto sul regionale. Ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, dove Pietralunga sfida il virus con il tartufo. In foto Giuliano Martinelli, tra i promotori della manifestazione che avrà luogo il prossimo fine settimana, 10 e 11 ottobre, 60 stand divisi in tre aree. Questo il festival, appunto l'evento che attende Pietralunga, appunto con la mostra del tartufo e della patata bianca. Ma ancora Congresso PD, tre candidati su quattro chiedono rinvio. Torrini e Derebotti condividono la proposta di Presciutti di spostare tutto a febbraio. No a leadership imposta dalla maggioranza. Proseguiamo invece con la pagina regionale della Nazione. Muore schiacciato dalla betoniera. È successo ieri un terribile incidente sul lavoro, a perdere la vita un meccanico di soli 51 anni, residente a Castiglione del Lago. E poi invece la presidente della regione Umbria, Donatella Tesei: fermi tutti perché la regione boccia gli eventi dinamici, anche quelli sportivi. A sinistra potete invece è evidenziabile la mappa del virus, il mese nero dell'Umbria, tasso di positivi tra i più alti d'Italia. Ma proseguiamo sul discorso virus e Umbria, torneremo ampiamente anche in seguito. Il Messaggero invece ancora si dedica al virus Covid: l'età media dei positivi risale, ma un infetto su tre è under 30. Resta elevata l'incidenza tra i giovanissimi, 123 under 17 contagiati, compresi tre neonati, mentre a Terni salta il tricolore di pattinaggio. Contagio in procura, chiusi gli uffici. E poi migliaia di mascherine illegali, nei guai un imprenditore umbro, perché sono state acquistate queste mascherine illegali a 25 centesimi, rivendute a più di 20 euro. E ancora diamo uno sguardo invece a quelle che sono le notizie sul nazionale, prima di addentrarci nelle pagine regionali e dunque locali. Slittano le misure anti-Covid, il governo pensa a una stretta. In foto l'aula della Camera di ieri mattina, durante le comunicazioni di Roberto Speranza sullo stato d'emergenza e le misure anti-Covid, evidentemente deserta perché più di 80 erano i deputati assenti, tra cui i 41 in isolamento. L'opposizione fa dunque mancare il numero legale. Salta la risoluzione con l'ok a Speranza. Mattarella dice: serve uno sforzo comune. Oggi decreto ponte, tra 7 giorni un altro. E ancora tra tutti quei banchi deserti, a destra, centro e sinistra, un atto antipatriottico. Siamo stati colpiti tutti noi. Una fuga intollerabile dal proprio compito istituzionale dopo tanta retorica sul Parlamento violato. Queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza. E poi ancora mascherina quasi obbligo, va portata sempre con sé. Da domani va indossata in prossimità di altre persone, esclusi congiunti o in moto. Se i contagi peggiorano, 4 sono gli step, dal coprifuoco dei locali alle chiusure. Questi i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore
in auto protezione necessaria se non si viaggia con i familiari, immuni invece estesa fino a dicembre 2021. E poi ancora la tolleranza zero sugli assembramenti, la polizia interverrà su segnalazione perché il ministro della Salute annuncia un cambio di linea totale, già diramata la circolare ai prefetti. E ancora vediamo l'Italia e i contagi in testa coda, anticorpi al nord che ora è più protetto. Clavenna, Istituto Negri, dopo la fase intensa di marzo, in Lombardia il virus circola meno, ma la Campania e il sud sono le più colpite. Come vedete, nel centro Italia sono più 15 i nuovi casi rispetto al giugno 17, più 640 al 2 ottobre, mentre i contagi al sud sono 702. Quindi potete vedere dai grafici l'evidente incremento dei casi di coronavirus al sud. Ma intanto noi proseguiamo, siamo ora alla pagina regionale del Corriere dell'Umbria. Covid, il virus continua a diffondersi, la regione si prepara a una nuova emergenza. Ancora 62 positivi in appena 24 ore, in una scuola di Foligno sono 14 i professori costretti alla quarantena. Accorciati i tempi per i tamponi, in arrivo 5.000 kit per test antigenici, altri 85.000 attesi in fine anno. Il centro operativo regionale sconsiglia sia eventi dinamici che deroghe alle attuali norme. E a proposito di questo sconsiglio, di questa stretta sullo sport, è arrivato ieri il comunicato del presidente Sauro Notari, del direttore generale Giuseppe Pannacci del Gubbio Calcio. È con grande rammarico che comunichiamo ai nostri tifosi l'impossibilità di giocare a porte aperte la gara di giovedì 8 ottobre con l'Arezzo. Questa sera, riferito alla giornata di ieri, appunto, con notevole ritardo, il Cor Umbria ha pubblicato un comunicato alquanto generico sul quale sconsiglia deroghe per la disputa di eventi dinamici e sportivi. Questo nonostante altre regioni abbiano dimostrato un coraggio, un atteggiamento diverso, un rispetto verso tutte quelle società che vanno ad investire decine di migliaia di euro. In altri sport sono concesse deroghe che al calcio vengono negate, si gioca addirittura in palazzetti dello sport al chiuso e si nega l'ingresso in stadi all'aperto nonostante le società abbiano steso protocolli alquanto severi. Un accanimento sul calcio, difficile dirlo, continuano. Certamente non si tengono in minima considerazione le esigenze della società che non incassano risorse ormai da tempo immemorabile. Ai nostri tifosi non possiamo che riconfermare il nostro forte disappunto, abbiamo fatto veramente il possibile per permettervi di tornare al Barbetti. Questo per dirvi che c'è evidentemente un forte disappunto di tutte quelle società sulla stretta che oggi sicuramente firmerà la regione dell'Umbria. E ancora continuiamo con i casi Covid, perché un ufficiale di polizia è contagiato ed è stata chiusa la procura. Gli uffici sono chiusi al pubblico sul Ternano, controlli e isolamenti fiduciario per chi è stato a contatto con i positivi. Proseguiamo con il Corriere dell'Umbria, PD 3 candidati su 4, rinviare congresso. La proposta di Presciutti, accolta anche da De Rebotti e Torrini, no al leadership imposta alla maggioranza. Mentre Morroni, serve una scossa per Forza Italia, il vicepresidente della regione, capogruppo azzurro in consiglio, lancia questo appello. È auspicabile uno spostamento della coalizione al centro. E ancora Coldiretti, regione sempre più bio, con oltre 2.000 operatori. Salgono a 46.000 gli ettari coltivati, più 7,6% dallo scorso anno senza pesticidi. Tra le produzioni, foraggi, cereali, olivo e ortaggi. Agabiti dice: rafforziamo ora i controlli anche sui prodotti importanti. E ancora un dato evidentemente nero per la regione, perché il turismo, l'Umbria perde 159 milioni. Indagine di Demoscopica sulle ricadute della contrazione di spesa per viaggi e vacanze in fase di emergenza sanitaria. Fittuccia di Federalberghi dice: dopo un agosto positivo, a ottobre stiamo di nuovo sprofondando nel buio. E ancora alla scoperta dei tesori del territorio con il FAI, anche la chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia tra i gioielli da riscoprire nei due fine settimana di ottobre. Passiamo
invece alla lotta all'evasione, i comuni umbri tra i peggiori d'Italia. Procedura attivata da 5 municipi su 92, nel Ternano incassati solo 165 euro. Venturi della UIL dice persa un'importante possibilità per recuperare risorse e offrire servizi. San Giustino è l'eccezione, è l'unico ente che è riuscito a condurre una forte azione di contrasto, mentre nelle città più grandi è un flop. Emblematico il caso di Perugia, dove sono stati recuperati appena 1.859 euro. E andiamo avanti invece con la pagina regionale del Messaggero: scuola, i neopresidi alla prova del Covid, bis per la Paladino. Barbanera, Gobbi, Margherini, Migliorucci, Aniello, Gentile e Marcucci, le matricole manager. I dirigenti scolastici esordienti avranno un tutor, scelti tutti colleghi molto esperti. E questa sera nella nuova puntata di Link, in diretta questa sera appunto alle 21.10 sul canale 11 di TRG, parleremo appunto di scuola con la nostra giornalista Cinzia Tieni. E si prospetta un anno estremamente difficile, nonostante quegli sparuti entusiasmi iniziali dovuti al ritorno della presenza a scuola. Tante sono le problematiche di cui appunto parleremo questa sera con i nostri ospiti. Ma proseguiamo con i maxi processi al Capitini, rabbia per gli assembramenti, perché da dopodomani l'istituto Capitini appunto vedrà anche diventare un'aula di giustizia, perché è stato firmato il protocollo per l'utilizzo dell'auditorium come sala d'udienza per i maxi processi. Si comincia venerdì con Concorsopoli. Non si tutela il diritto allo studio dei nostri figli, questa la protesta dei genitori. E continuiamo sempre con il Covid: l'età media dei positivi risale a 39 anni. Resta elevata l'incidenza tra i giovanissimi, 123 under 17 contagiati, compresi tre neonati. Ieri altri 62 casi nella regione Umbria, risalgono i contagi con sintomi, 20 in più in una settimana, ed è polemica per i guanti. L'ordinanza poi, come dicevamo poco fa, per bloccare i grandi eventi: Euro Chocolate, Fiere e Luna Park, addio. La marcia della pace con non più di 5.000 partecipanti, via libera sull'asse Questura e Prefettura. Mentre, come detto poc'anzi, partite di Perugia, Ternana, Gubbio, Foligno e Sir, tutte a porte chiuse in attesa del DPCM. E ancora contagi, il mese peggiore dopo il lockdown. Negli ultimi 30 giorni siamo tra le 4 regioni con i numeri più preoccupanti. Il tasso di positività ha superato il 4%. Questo è il dato allarmante della regione Umbria. Nuovi casi ogni 100.000 abitanti, la classifica che vede appunto l'Umbria al 34,2. La sensazione è che il vantaggio accumulato nei mesi scorsi si stia progressivamente perdendo. Proseguiamo con ancora una volta l'allarme Covid: guardia alta o sarà di nuovo chiusura totale. L'immunologo Puccetti: i giovani non hanno la percezione del pericolo, l'aumento dei contagi è l'effetto scuola. Sicuramente le scuole devono sicuramente intervenire per quanto riguarda i contagi. Tanti sono gli istituti purtroppo in cui le classi e il corpo docente è in isolamento, che vanno dunque ad aumentare i contagi e il rischio per le città. Teme l'effetto prodotto della movida, è un aspetto cruciale, non c'è percezione del fatto che ancora non ne siamo fuori e occorre tenere la guardia alta. Queste appunto le parole dell'immunologo Paolo Puccetti, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione. Proseguiamo sempre con lo stop ai grandi eventi, anche sportivi, perché il COR boccia tutte le manifestazioni dinamiche, a rischio anche le deroghe per le partite nei palazzetti, attesa per il DPCM. Lo abbiamo già detto ampiamente, è già pronta, ma non potrà allargare le maglie delle decisioni del governo su mascherine e eventi. L'ordinanza evidentemente della presidente Donatella Tesei. Positivo un agente di polizia, il procuratore serra gli uffici. Nella sede di Perugia il personale contagiato all'inizio della pandemia, in tribunale posti contingentati. Un'altra frode sulle mascherine: è stato denunciato un imprenditore di Bassia Umbra, aveva importato 12.000 presidi senza certificazioni.
E ancora, ora mancano i guanti, le gare sono andate deserte. L'azienda ospedaliera ne utilizza almeno 1,5 milioni al mese, ma vengono sempre più a mancare. L'allarme del sindacato: convocare il comitato di sicurezza per valutare le scorte di presidi e la carenza di personale in ospedale e sui territori. E poi, cambiando argomento, siamo alla politica, perché il carroccio si spacca sui marciapiedi del PD. Bilancio in commissione, passano gli emendamenti dell'opposizione con il sostegno di una parte della maggioranza, ora il Consiglio. La maggioranza di centrodestra in foto che si è divisa sul bilancio. Sono stati stanziati 150.000 euro per aggiustare i pilomat del centro, ok, alla piazza di Via Palermo. E poi Fratelli d'Italia: basta populismi, ma la Lega si ribella. Morroni dice: noi liberaldemocratici e refrattari alla demagogia. Caparvi, attacco scomposto, l'assessore Pensi alla caccia. E ancora stop alla gang della droga, arrestati in sei. È stato stroncato a Fontivegge un traffico di cocaina e marijuana talmente fiorente da non venire interrotto neanche durante il lockdown. E allora, in merito proprio a questa notizia, vi riproponiamo il servizio della nostra Cinziatini, andato in onda ieri sera nel nostro TG della Sera. Oltre 2 chili tra marijuana e cocaina sequestrati, 6 persone arrestate, 5 persone segnalate come consumatori abituali di sostanze stupefacenti. È l'esito dell'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, denominata Beautiful Eye, che ha sgominato una banda di nigeriani con sede a Fontivegge di Perugia, ritenuta responsabile di una vasta rete di spaccio. Un'indagine lunga e complessa, svolta dal gruppo operativo antidroga GOA del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia e diretta dalla locale Procura della Repubblica, grazie alla quale sono stati individuati i componenti di un gruppo criminale che si approvvigionava della droga anche per ingenti quantitativi da connazionali stanziati principalmente nel Lazio. Le risultanze delle indagini, svolte mediante intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché videoriprese dei luoghi di spaccio, hanno trovato ulteriore conferma anche da riscontri diretti che hanno portato al sequestro delle sostanze stupefacenti e all'arresto dei singoli corrieri. Nemmeno il lockdown aveva fermato il loro operato, 184 gli episodi di cessione di droga ricostruiti dai finanzieri. In totale sono stati sequestrati 2 kg e 300 grammi di marijuana e 900 grammi di cocaina, 6 le persone arrestate, tutte di nazionalità nigeriana, 5 quelle segnalate come assuntori. Bentornati con la rassegna stampa di TRG, siamo ora alla pagina locale del Corriere dell'Umbria. Su Perugia, Pilomat, nuovi finanziamenti da 150.000 euro. Approvato anche l'emendamento per la nuova piazza in via Palermo, ok alla demolizione del palazzo. Lavori nelle frazioni, investimenti anche per 2 marciapiedi a Resina e Solfagnano. E ancora, l'università premiata dalla Commissione Europea, l'Ateneo Perugino e altri 4 comunitari riceveranno finanziamento per il progetto Cozy Thinking. E interventi invece sulla linea elettrica, domani lavori a San Marino, sempre su Perugia. Andiamo avanti con il Corriere, l'abbiamo appena visto, Fontivegge 6 arresti per spaccio, la base era in un appartamento di via del Bellocchio, dove i finanzieri hanno filmato le cessioni di droga. E ancora, mascherine illegali, denunciato imprenditore perugino. Dopo mesi di controlli in ogni parte d'Italia, ci sono ancora imprenditori che finiscono nel mirino per aver importato e rivenduto dispositivi di protezione non idonei. E allora siamo alla pagina sempre su Perugia. Nel quartiere di Ponte Doddi è rimasta soltanto la farmacia. Il circolo Arci interviene dopo l'annuncio della chiusura del supermercato. Il quartiere perde quindi anche quest'ultimo, e il circolo Arci fa notare come ai residenti sia ormai rimasta solo la farmacia. E poi una petizione per chiedere all'amministrazione più attenzione al verde, per chiedere più attenzione ai parchi e alle aree verdi della città. Rivogliamo alberi che diano ombra e ossigeno in poco tempo. Questi i manifesti appunto nelle zone in questione. E proseguiamo ancora con il Corriere dell'Umbria, siamo a Città della Pieve, rifiuti, bollette più leggere per negozi e famiglie. Sono stati stanziati 50.000 euro per sostenere le attività colpite dall'emergenza, tagli alla Tari anche a Paciano.
Il sindaco Risini dice: speriamo che la decisione sia da stimolo per una migliore raccolta differenziata. E intanto a Passignano, ritardi nei progetti di pubblica utilità, le minoranze chiedono spiegazioni. A Magione invece Umbriacque 25 milioni di investimenti al Trasimeno. Ceppitelli esce dal consiglio di amministrazione e fa il bilancio degli ultimi 5 anni. Si è puntato all'estensione e all'accorpamento degli impianti per quanto riguarda la rete idrica. Continuiamo, siamo alla pagina su Assisi, dove sono stati premiati 19 volontari della Protezione Civile. Più di 300 chiamate, consegnati 110 pacchi spesa, 20 dotazioni alle parrocchie e 300 computer agli studenti. Ecco i riconoscimenti invece per chi ha sostenuto la popolazione durante l'emergenza coronavirus. E invece a Cannara i carabinieri hanno fermato un uomo di origini straniere e un 19enne del posto che erano alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Due sono state le denunce. Mentre ad Assisi proseguono gli eventi per la beatificazione di Carlo Acutis. Mostre, convegni, incontri online e la testimonianza della mamma Antonia con alcuni giovani assisani. La celebrazione è in programma sabato alle 16:30 presso la Basilica Superiore della città. A Marsciano invece non lasciamo morire nell'incuria il teatrino di Castiglione della Valle. Il gruppo Frazioni Unite chiede l'intervento di Comune e Curia per far rinascere l'edificio del 1500. Mentre rimanendo sempre su Marsciano, auto finisce fuori strada e va a sbattere contro un albero. Questo l'incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì con due persone coinvolte nella zona di San Biagio della Valle. E poi a Todi, chiesa di San Filippo, sono ripresi i lavori per il consolidamento. Ha subito gravi danni a causa dei terremoti, ma ora sono ripresi appunto i lavori che la renderanno di nuovo fruibile. A Città di Castello invece i comuni devono fare squadra, la maggioranza in consiglio sollecita il sindaco a cercare sinergie sul territorio per superare i ritardi per E78 ed ex FCU. Infrastrutture, i comuni devono fare squadra. Strada e ferrovia restano ancora incomplete. E poi a Pietralunga, lo abbiamo visto in precedenza, mostra del tartufo e patata bianca per essere più forti dell'emergenza. 60 stand accoglieranno i visitatori in sicurezza nel fine settimana. 3 aree per la manifestazione, ingressi per un massimo di 700 persone, tutto secondo quindi le norme anticontagio. E poi ad Umbertide è stato rinnovato l'accesso al Parco del Tevere da Piazza San Francesco. In fase di ultimazione i lavori legati alla Serra Disabili. Proseguiamo con Gualdo Tadino, dove l'attivazione vicina l'attivazione per il liceo artigianale. Si punta a formare gli studenti su progettazione e produzione al lavoro anche per l'indirizzo sanità e assistenza sociale. Per il secondo anno consecutivo viene istituita al Casimiri la sezione artistica dedicata alla ceramica. Mentre a Gubbio nasce il Teatro dell'Inclusione con percorsi pedagogici. Si comincia il 15 ottobre al Comunale Luca Ronconi e si proseguirà con due incontri mensili. Andiamo avanti con Foligno, l'Istituto 3, reggenza scaduta. Lazzari pronta a restare in carica. Oggi la decisione dell'ufficio regionale su chi dovrà ricoprire il ruolo occupato dalla dirigente del tecnico industriale. E ancora torna a risplendere l'antica chiesa di Maceratola. Riapre l'edificio sacro a 4 anni esatti dalla chiusura causata dalle ferite del sisma del 2016. Domenica vi sarà la cerimonia religiosa con Monsignor Gualtiero Sigismondi. E ancora la pagina su Foligno, sulla Movida vogliamo dire la nostra. Questo è l'appello del comitato dei residenti che chiede di essere coinvolto nelle decisioni che riguardano il cuore della città. Serve un dialogo costruttivo sulla questione delle strutture mobili davanti ai locali. Mentre a Palazzo Trinci, lettore ad alta voce sul Rinascimento, l'assessorato alla cultura del comune intende favorire la più ampia diffusione della storia e della bellezza del Rinascimento. E poi statale Val di Chienti, strada chiusa da oggi per lavori, traffico deviato sul vecchio tracciato.
A Spoleto invece, asilo nido in 400 per 4 posti da educatore. A distanza di un anno si sblocca il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato con 2 giorni di prove scritte. Appuntamento al Palasport, mascherina e autocertificazione per tutti i candidati. E sempre da Spoleto, scuola Sordini, appalto da 340.000 euro per la riqualificazione. Sono 22 le aziende interessate a progettare per conto del comune gli interventi alla primaria di Via Visso, a breve l'affidamento dell'incarico sulla pioggia delle offerte. E poi ancora sempre da Spoleto, ricostruzione post sisma, Legnini dice 2 super bonus e 30 milioni per i precari. Novità per le aree terremotate con l'approvazione del decreto rilancio. Il commissario straordinario afferma ora si può finalmente andare veloci. Mentre a Norcia, faglie di Norcia sotto la lente dell'Istituto di Geofisica. Accordo con il presidente Carlo Doglioni per fare nuove analisi. Siamo alla pagina di Terni, differenziata in calo, la colpa è del Covid. Il lockdown ha infatti cambiato le abitudini dei ternani, oltre a fargli produrre più rifiuti. Ma negli ultimi mesi c'è stata una ripresa. Il presidente dell'ASM ha aumentata l'indifferenziata per l'uso di tanti prodotti usa e getta. I dati evidentemente della raccolta negli ultimi anni. E poi sempre a Terni, traffico di droga e prestiti usurari, condannato un 48enne. Pena di 6 anni e 8 mesi inflitta a un romano che chiedeva maxi interessi nella restituzione della somma usata da un pensionato per il funerale della moglie. E sempre a Terni, tra i fiori e le piante di basilico, ne spunta una di canapa indiana. I proprietari del giardino, entrambi ternani, segnalati alla prefettura dai carabinieri. E siamo ancora su Terni, Valeria, la sfida è iniziata di nuovo sulle montagne, non molla la mamma che ha subito l'amputazione di una gamba e di un braccio, prime prove di trekking ai prati di Stroncone e a Sant'Erasmo, poi un tratto delle gole sulla Maiella, stremata ma sono arrivata. Aveva una gran voglia di tornare a respirare a quell'aria, ma ora mi allenerò. E a Orvieto, invece, a Ciconia, nascerà la Casa della Scherma. I fondi necessari saranno trovati grazie al bando Sport e Periferie e una parte li metterà il Comune. È presentato il progetto da 850.000 euro per adeguare il seminterrato della palestra della media Ippolito Scalza. E poi dotare le forze dell'ordine di pistole elettriche. Il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia Girella interviene sull'aggressione ai 2 carabinieri con questa proposta. Siamo ora invece alla pagina locale della Nazione, su Perugia, sushi e cucina orientale, le new entry del centro. Giovedì 15 in via Mazzini al posto del caffè di Perugia taglia il nastro Shinto, in via Calderini un ristorante da sport e il municipio adotta via Bonazzi. Mentre a destra Matilde Paoletti vola gli ottavi, è l'ambasciatrice del tennis umbrio, si è qualificata appunto per gli ottavi del Roland Garros Juniores, la giovane perugina. Carta europea informazione, giornalismo, l'incontro alla notaria, il primo incontro alla carta dedicato alla Carta Europea del Diritto alle Informazioni che avrà luogo alla Sala dei Notari, organizzato da Articolo 21 con la collaborazione della catena Umana Perugia Assisi 2020, mentre Fratini tenta il record del mondo alla piscina Pellini, 100 km non stop in vasca corta. Il medico perugino Marco Fratini cercherà di battere il record del mondo nuotando senza interruzioni per circa 35-36 ore, accompagnato dal calore dei tanti appassionati e amici. E poi, lo abbiamo detto prima, sul Trasimeno a Castelfranco un meccanico muore schiacciato dalla betoniera, un tragico incidente nella zona industriale del Botriolo, una dinamica incredibile ha provocato la tragedia. Domenico Sorrentino, il nome dell'uomo di origine napoletana ma residente in Umbria, che aveva solo 51 anni. La vittima di prima mattina stava verificando il mezzo pesante che è partito. Questa è stata la prima ricostruzione del fatto. Sempre rimanendo sul Trasimeno, siamo a Magione, via dei Pioppi, asta in un unico lotto. Vendita delle palazzine di Magione, l'offerta minima è 949.000 euro. Il sindaco Chiodini punta sull'ater. Sul complesso grava un decreto di demolizione delle mansarde costruite abusivamente.
E poi a Magione, sempre atletica, Avis Magione, la corsa dell'impegno non conosce mai sosta. E ancora progetti di pubblica utilità, la minoranza punta il dito contro i ritardi, siamo a Passignano, è sfavorito chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sempre a Magione invece Ceppitelli, 5 anni di impegno, si chiude l'esperienza nel CDA di Umbraacque, il bilancio appunto di Bruno Ceppitelli, già il sindaco di Magione. Mentre a Castiglione del Lago, sul tema sicurezza, ancora lite tra Fratelli d'Italia e Lega. Castiglione, i seguaci della Meloni è ignoranza politica. Ad Assisi invece Tari ridotta, ma si può fare di più. Bartolini dice occorre sostenere le famiglie tagliando le tasse e investire le risorse a disposizione. Per ottenere un'autorizzazione edilizia occorrono mesi e mesi, è dunque inaccettabile. È necessario snellire la burocrazia. E ancora commercianti riuniti a Bassia Umbra per dare voce e un futuro alla categoria. Luppatelli Confcommercio, tra le proposte quella degli orari prolungati. E ancora su Bastia, campi, gestione affidata al Bastia, il club si occuperà del comunale di Costano e Ospedalicchio. Mentre a Todi, parcheggi per disabili, tanti disagi, Buconi afferma prima il taglio, poi le difficili modalità di pagamento. A Gubbio invece inizia il corso di liuteria che è subito sold out, è stato appena inaugurato, ha fatto subito registrare il tutto esaurito, aumentati a 12 i posti disponibili e quindi ha riaperto i battenti dopo 6 anni di stop la storica liuteria fondata nel 1978 dal maestro Guerriero Spataffi, ne abbiamo parlato ieri sera nel TG e per questo vi riproponiamo il servizio. Spazio Liuteria. Questo è il nome del progetto, nato dall'Associazione Culturale Archè, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed il patrocinio del Comune di Gubbio, che rilancia uno dei fiori all'occhiello della città, la Scuola di Liuteria. Fondata nel 1978 dal maestro Guerriero Spataffi, la scuola è una delle poche in Italia a preservare la secolare tradizione dell'arte della liuteria, ovvero della costruzione artigianale di strumenti a corda classici e moderni. Malgrado l'eccezionalità e l'unicità del settore, nel corso degli ultimi anni la scuola ha registrato un drammatico calo di fondi e di allievi che l'ha portata di fatto a cessare la propria attività nel 2014 con l'ultima consegna del diploma ai giovani liutai. Oggi però la città potrà vedere finalmente riaprire le porte della scuola nel complesso di San Pietro. È stato infatti presentato presso la sala consiliare di Palazzo Pretorio il progetto che non solo prevede l'avvio di corsi di formazione sull'arte della liuteria con maestri quali Ildebrando Minelli e Gabriele Ballabio, ma anche il primo concorso internazionale per giovani liutai Città di Gubbio. Questi 6 anni diciamo di vuoto e proviamo a colmarli ripartendo con un corso di 180 ore, sono 3 mesi, è un corso diciamo propedeutico alla liuteria, perché sappiamo bene che la liuteria è un artigianato, quindi richiede anni e anni di apprendistato, probabilmente tutta una vita. E poi all'interno di questo progetto, quindi spazio come diciamo conquista, quindi un concorso di liuteria abbiamo indetto, il primo concorso di liuteria Città di Gubbio, un concorso internazionale dedicato ai giovani liutai, e le categorie in gara sono il violino e la chitarra classica. Il concorso, la cerimonia diciamo di premiazione sarà il 29 novembre. 12 gli allievi che avranno l'opportunità di frequentare i corsi, ma numerosissime le richieste inviate da tutta Italia, sintomo di quanto sia importante l'entusiasmo del progetto. La risposta alla call è stata disarmante, hanno chiamato da tutta Italia, c'è un ragazzo che viene dal Molise, una ragazza che viene da Varese, Montepulciano, Senigallia, quindi abbiamo una risposta veramente proprio su larga scala. Bentornati con la rassegna stampa di TRG, siamo alla pagina locale su Città di Castello, lavoro, domanda e offerta, nuovo servizio ai cittadini. Ad attivarlo la CISL, una volta a settimana consulenze ai consumatori, anche su bollette, fatture e conciliazioni, informazioni pure sui bonus. In foto i sindacalisti CISL alla presentazione. Mentre è stato completato lo spazio gioco per i bambini nel progetto di riqualificazione del campo, sempre a Città di Castello, consegnata l'area alla Proloco.
E ancora a Citerna, Davenia, comandante della polizia locale, al nuovo vertice della municipale, gli auguri di buon lavoro del sindaco. E ancora a Pietralunga si alza il sipario sul re Tartufo. A Pietralunga, sabato e domenica, 10 e 11 ottobre, la mostra mercato legata al prezioso tubero e alla patata bianca. E il programma è disponibile evidentemente al sito della manifestazione. Sono circa 60 gli stand a cui si potrà accedere con ingressi contingentati per un numero massimo di 700 persone. E poi ad Umberti De Niccone, Valle Incantata ma senza mezzi pubblici. L'accusa di Marco Locchi: di Umberti De partecipa, i treni non si fermano e mancano anche gli autobus. Mentre sempre su Città di Castello, campionati italiani, ottimi risultati dell'Atletica Libertas. L'Umbria ha guadagnato uno storico nono posto e i giovani tifernati hanno contribuito al grande risultato. Su Foligno invece, Covid, negozi e Movida, nuovo vertice in comune. Aldo Amoni, presidente di Eptaconf Commercio in foto: se arrivassero altre restrizioni anche il Natale sarebbe a rischio. I gazebi mobili risolvono i problemi solo di chi ha le attività nelle piazze. E poi a Bevagna, COSAP scatta l'esenzione totale, Tari ridotta per le attività sospese. Pillole multimediali di arte contemporanea, questa è l'iniziativa della Fondazione Cassa, video dedicati alle opere della collezione. E ancora Spoleto, offensiva contro incivili e vandali. Votato in consiglio il regolamento di sulla videosorveglianza, il sindaco De Agustinis dice: certi comportamenti sono intollerabili. Le nuove regole riguardano anche le telecamere in uso alle guardie ambientali e gli autovelox. E poi sempre su Spoleto, restyling in viale Trento e Trieste, riprendono i lavori di asfaltatura. Mentre a Campello è Olga Urbani la nuova presidente della Fondazione Giulio Loreti. Quando la sanità diventa solidarietà, quasi 9.000 le visite specialistiche effettuate gratuitamente, i programmi della neoeletta. La pagina su Terni, evasione fiscale, i comuni si voltano dall'altra parte. Nella provincia ternana solo Narni attiva la procedura incassando la misera somma di 165 euro. I dati si evincono dalla classifica stilata dalla UIL. E poi a Terni sempre un 29enne arrestato, nella tasca dei pantaloni e in casa nascondeva 40 grammi di cocaina. E a Narni la qualità dell'aria nella conca durante il lockdown, diretta streaming. Ancora San Gemini e Amerino, la rabbia dei lavoratori, appello ai politici: dovete scongiurare l'ennesimo dramma sociale. Mentre ad Orvieto la tassa sui rifiuti è stata varata alla riduzione, il Consiglio ha approvato la proposta dell'assessore Pizzo di tagliare 554.000 euro del gettito Tari per il 2020. E ancora Latini a Terni, replica alle accuse, l'acqua resta pubblica, il comune bufera dopo i tentativi di cedere ad Acea parte delle quote ASM, mentre ad Orvieto servono parcheggi di prossimità per i residenti. Olimpieri sollecita anche l'aumento degli abbonamenti per le aree di Via Roma e Foro Boario. Passiamo alla pagina locale del Messaggero, vediamo l'apertura su Perugia, comune per Tari e multe, l'evasione fiscale è un incubo, sfuggono il 30% degli incassi relativi alla tassa sui rifiuti, a fronte di accertamenti per 5,6 milioni le contravvenzioni ne portano solo 2,6. E poi sosta selvaggia, anche la municipale finisce con l'automobile fuori posto, mentre a Ponte San Giovanni, parco dei gatti senza luce, scatta dunque l'appello per far intervenire il comune sui disagi. Niente frigo dove tenere vaccini e medicine e i cuccioli non si scaldano. Proseguiamo con la notizia su Fontivegge, ecco 200 schiavi della droga, Bellocchio insospettabile in fila all'esterno di una palazzina, il giudice Fiorente piazza di spaccio anche durante il lockdown, giovani, meno giovani, studenti e lavoratori dipendenti, questi gli identikit del giro scoperto della Guardia di Finanza. E poi 11.000 mascherine illegali, nei guai un imprenditore perugino, mentre uni stranieri riassetto interno, ma calano gli iscritti ai corsi di laurea. Siamo ora su Gubbio, dove ecco il piano Salvarconi.
e il Comune mette mano al progetto, per cui sono stati stanziati fondi dal MIBACT nel 2014, ci sono 1,5 milioni di euro. Previsto il consolidamento e restauro di tutta l'area, la parte superiore avrà una protezione in cristallo. A Marsciano la CGIL scende in campo per la difesa dell'ospedale Pantalla, mentre Città di Castello è polemica per gli incarichi al comandante della Polizia Municipale. Ad Assisi invece lavori alla Torre del Popolo per salire 50 metri sopra la piazza, mentre a Todi sono pronte le vetrate dei portici. Il sindaco dice spinta per il turismo. Continuiamo su Foligno, Quintana cambi di sella, è fatta tra Gubbini e lo Spada. Restano da coprire le caselle dei rioni Pugilli e Morlupo, mentre Pierluigi Chicchini in pole per il sestiere Sant'Emilio. E la buona notizia, Don Cocianga, parroco a Gualdo Cattaneo. Mentre il Foligno deve inventarsi una difesa, parliamo evidentemente di calcio. Difesa da inventare per Antonio Armillei in vista del derby con il Cannara. Siamo a Spoleto, agevolazioni Tari, Fratelli d'Italia spara, è soltanto un copia e incolla, sconto del 50% solo per chi ha ISEE entro le 7.500 euro. Gli ex alleati per l'amministrazione è come se il Covid non fosse mai esistito. E poi lo abbiamo detto, lavori in Viale Trento e Trieste, mentre con i neri per caso al Teatro Nuovo, musica e voce arrivano dalla terra. Proseguiamo su Terni, internet e banchi, scuole già in tilt. I dirigenti scolastici alle prese con i ritardi del Ministero, il preside Canolla, arrivati 50.000 euro, ma sono pochi. Patrizia Stilo del liceo Angeloni dice le connessioni vanno a rilento, mentre Valentini sostiene che è necessario sensibilizzare i ragazzi, altrimenti tutto il lavoro resta inutile. E poi il virus entra negli uffici della procura, disposta la chiusura di Palazzo Gazzoli, contagiati anche due dipendenti AST che da giorni erano in isolamento, dopo il picco aumentano i guariti. E poi ancora pattinaggio, allarme Covid, saltano i campionati italiani. La federazione congela l'evento, erano attesi più di 600 atleti, entro novembre stileremo una nuova data. San Gemini, Pessina chiede altro tempo, la rabbia dei sindacati che se lo aspettavano, l'unica strada è la revoca delle concessioni. E poi Framarini, il futuro della Treofan è una joint venture con le altre aziende, e dal furto di magliette allo spaccio, identificata la baby gang del centro, c'erano almeno 10 ragazzi a comporre la banda che faceva risse, atti vandalici e spaventava gli anziani. Sempre su Terni, Luna Park in bilico, Giostrai in allarme, siamo in un limbo, nessuna certezza. Alcuni di loro hanno scritto al sindaco che ha preso tempo. Confesercenti dice spettacoli garantiti dalle normative. E poi siamo dunque alla pagina della cultura, diamo uno sguardo a quelli che sono appunto gli appuntamenti nei prossimi giorni, gli eventi previsti. Partiamo con il Corriere dell'Umbria, dove la band dei Fast Animal and Slow Kids diventa un romanzo rock a fumetti. A Umbria Libri la presentazione della graphic novel dedicata alla banda Fask. E poi prossimo contatto, la letteratura in cerca di incontri oltre il lockdown. Di grande attualità il tema di questa edizione, gli appuntamenti da non mancare. E ancora cambiamenti climatici al centro dell'ottava notte dei ricercatori, promosso nel 2005 dalla Commissione Europea, quest'anno coinvolge Perugia e Terni. E sempre in tema di eventi in Umbria, il bilancio dell'edizione 2020 di Suoni Controvento, che cresce e vuole crescere, ora serve un consorzio pubblico. Ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa di consuntivo presso Palazzo Donnini. E poi classico futuro, l'arte di Giuman all'Accademia, una spettacolare mostra che unisce vetro, foto e pittura tra luci e colori. Oggi il taglio del nastro. E ancora laboratori d'autunno a lezione di teatro con gli instabili.
Passiamo a Suoni Controvento, lo abbiamo già visto, vince la sua sfida e rilancia il programma del prossimo anno, tutte le novità in arrivo, ma i concerti restano fermi. E poi Riccardo Cucchi, fresco di premio Marinangeli, premio giornalistico Marinangeli, racconta in un libro la partita del secolo, la notte magica nel 1970 della storica semifinale del Mondiale in Messico tra Italia e Germania. Ci vediamo fra pochissimo con la pagina sportiva, subito dopo la pubblicità.